Anticipazioni Terra Amara, ultime puntate. Demir e Fekeli perdono la vita. In Italia, la soap opera turca Terra Amara è iniziata da poco tempo, ma in Turchia ha già chiuso i battenti. Nel corso delle puntate sono previsti numerosi colpi di scena, destinati a sorprendere molto i telespettatori. Alcuni di questi riguardano proprio Demir e Fekeli, al centro delle puntate attualmente in onda nel nostro paese. I due perderanno la vita ed usciranno di scena definitivamente. In questo modo Zulia sarà vedova. Anticipazioni Terra Amara, ultime puntate. Demir e Fekeli assassinati. Al centro dell'attenzione, a Terra Amara, nelle attuali puntate in onda in Italia, ci sono Demir e Fekeli, due nemici giurati da molto tempo. Nel corso delle puntate turche che chiuderanno per sempre la soap, ovviamente ci sarà un'evoluzione inaspettata. Demir trascorre un periodo in carcere ma, dopo essere uscito, scompare nel nulla. Zulia, che nonostante tutto ha iniziato a nutrire un po' di affetto nei confronti del marito, ed ha anche avuto una seconda figlia da lui, si mette immediatamente sulle sue tracce. Nel frattempo Ilmaz ha già perso la vita, a causa di un incidente stradale da diverso tempo. La Altun, però, viene ostacolata da Umit, l'amante di Demir che vuole a tutti i costi fare in modo che la donna non rintracci più suo marito. Umit prova soprattutto ad appiccare un incendio per assassinare Zulia e fermare le sue ricerche, ma alla fine è lei stessa a finire vittima delle fiamme e a perdere la vita. Gli uomini di Abdulkadir, nel frattempo, eseguono il compito di quest'ultimo e, attraverso l'uso di una siringa avvelenata, tolgono la vita a Fekeli. In seguito, Abdulkadir fa togliere la vita anche a Demir dando l'incarico ad alcuni suoi sicari. A distanza di qualche mese, alcuni operai trovano il corpo privo di vita di Demir, e la notizia si diffonde rapidamente a Kukurova. Anticipazioni Terra Amara, ultime puntate. Zulia può sposarsi con Hakan. Con il trascorrere del tempo, dopo la tragica morte di Demir, Zulia inizia ad avvicinarsi ad Hakan. Quest'ultimo la corteggia e le chiede di stare sempre con lui, ma inizialmente la Altun è dubbiosa. In seguito, dopo essere rimasta vedova ed avere la possibilità di sposarsi nuovamente, Zulia decide di vivere in maniera libera il suo nuovo amore. Dopo aver sofferto molto, dopo aver avuto due figli ed aver perso l'amore di Ilmaz, la Altun si sposa con Hakan. Con il passare del tempo però la giovane inizia ad avere problemi e litigi con suo marito. Ad un certo punto, si allontana da lui dicendo che non è davvero sicura di essere amata come dovrebbe. Proprio in questo frangente succede qualcosa di inaspettato. Betul, la figlia di Sermin, con l'aiuto di Abdulkadir toglie la vita al povero Hakan ed in questo modo Zulia resta vedova per la seconda volta. La donna è disperata e non riesce a darsi pace, soprattutto in considerazione del forte scontro avuto con Hakan poco prima di perdere la vita. Zulia a quel punto decide di indagare a fondo per trovare le persone che hanno tolto la vita a suo marito. La giovane riesce a capire che Betul e Abdulkadir sono fuggiti in Siria ed alla fine i due vengono arrestati e rintracciati. Zulia può finalmente darsi pace ed è felice per essere riuscita a vendicarsi per la morte del povero Hakan. La donna vuole trascorrere il resto della sua vita a Kukurova, prendendosi cura dei suoi figli e vivendo accanto alle persone a cui si è affezionata nel corso del tempo. Intanto Vahap sogna la vendetta per via dell'arresto di Abdulkadir e le cose non saranno facili. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per la morte di Demir e Fekeli e avreste voluto che i due personaggi arrivassero fino alla fine della soap? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.